E non lo trovi adorabile? Considerando la testa quadrata e la schiena pelosa, adorabile mi sembra un po' eccessivo. Ma devo ammettere che già va fatto molta strada da quando l'abbiamo trovato. Le sto dicendo che dei vandali stanno deliberatamente danneggiando la sezione dell'era giurassica. Dobbiamo rinforzare la sorveglianza. Mi scusi, la linea è disturbata. Cercherò di richiamarla. Che sta succedendo? No! Che cosa sei? Java il cavernicolo! Andiamo, Diana, ma perché no? È un problema tuo se sei rimasto sveglio a guardare i tuoi stupidi film dell'orrore invece di studiare. E poi lo sai, per me imbrogliare è inaccettabile. Stupidi film dell'orrore? Stai scherzando, vero? Il terrore della rana gigantesca è un classico. Non attacca, sai che non è il mio genere di film. Bene, cari studenti, è ora di fare il test. Prendete posto, per favore. Guarda, siamo vicini di banco. Non ti azzardare a copiare le mie risposte. Non appena avrete la vostra rana, potrete iniziare a dissezionarla. Ha proprio detto dissezionarla! Non lo sapevi? L'avresti saputo se ti fossi preso il disturbo di studiare. Svelte, fuori di qui, amiche mie! Ne va della vostra vita! È completamente fuori di testa! Scappate verso la libertà! Martin, mister! Lei si è appena guadagnato 2 giorni di sospensione! Così impara! E la stessa cosa vale anche per lei, signorina Lombard! Adesso riportatemi le rane! Ma signore, io non c'entro! Non ho niente a che fare con quello... Non cerchi di fare la furba con me, mia cara! O i giorni diventeranno 4! Date le circostanze, e visto che il sabotaggio ha funzionato, il test è rimandato alla prossima settimana. Dove corri? Ti prendo! Libertà per le rane, che trovata idiota! Dopo aver visto lo sterminio che gli scienziati hanno fatto nel film di ieri, ho ritenuto che fosse mio dovere liberare queste innocenti creature! Vorrei che gli scienziati avessero sterminato te. Ecco, è il centro. Ci mancava soltanto questa. No, a quanto pare non è qui. E neanche qui. Ti ho trovato. Arrivo. E hopla. Martin Mister, identificato. Diana Lombard, identificata. Salve, ragazzi! Ciao, Billy! E quella? Ma? E tu che ci fai qui? Io! Lascia stare. Vieni qui! Dove vai? Lo faccio per la tua libertà! Aspetta un momento, Hans. Agenti, il centro ha bisogno di voi. Forte! Vuole che liberiamo un'altra piramide infestata da mummie rianimate? Niente di così banale, agenti. Diversi newyorkesi hanno incontrato, come posso definirli, degli strani esseri. Ah, come li capisco? Mi trovo anch'io accanto a uno strano essere. In concomitanza di questi incontri sono state trovate tracce di una sostanza appiccicosa e violacea. Potrebbe essere uno spettro sputapoltiglia, anche se è improbabile. Di solito evitano le grandi metropoli.
Ipotesi interessante, ma non credo che abbiamo a che fare con uno spettro stavolta. Come fa ad esserne sicura? Perché, grazie alla responsabile del museo, Carrie Campbell, siamo riusciti a catturare una di queste creature. Voglio che la interroghiate subito dopo aver esaminato la prova. Io mi chiamo Martin. Il tuo nome qual è? Ma che stai facendo, Martin? Questo è un essere primitivo. Come puoi comunicare con lui? Java. Java. Hai sentito che ha detto? Si chiama Java. Ciao, Java. Ho sentito, il suo nome è Java. Scambiatevi grugniti da Dio e andiamocene di qui. Ehi, un momento. Potrebbe esserci utile per la missione. Assolutamente no. Per nulla al mondo ho intenzione di fare da babysitter a un cavernicolo. No! Oh! 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 Mi fai solletica! Sta tranquilla, Diana! D'accordo, hai vinto tu, ma se all'improvviso attacca qualcuno, sarà soltanto colpa tua. Ti ho detto di stare tranquilla, è soltanto un grosso orsacchiottone. Che incontro! Oh no, il mostro! O oggi ho un aspetto orribile o il nostro amico fa davvero paura. Sì, il cavernicolo è di grande aiuto. Dovevamo nominarlo agente prima. Beh, credo che a Java farebbe bene qualche piccolo ritocchino. Chi è? Cosa volete? Salve, siamo gli agenti del centro. Le dispiace se entriamo e le facciamo qualche domanda? Ah, entrate pure. Java, non farlo, è finta. E porto il mio collega in cucina per un bicchiere d'acqua. Allora, lei ha visto sulla strada una buca con una sostanza violacea e appiccicosa. Stavo rientrando a casa dal lavoro a piedi quando un orribile uomo preistorico è uscito da quella pozza melmosa. È arrivata la polizia prima che mi assalisse. Scusi, dove ha detto che lavora lei? Al Museo di Storia Naturale. A proposito, mi sono ricordata che devo chiamare la sicurezza. Abbiamo avuto atti di vandalismo nella sezione dei dinosauri. Quello strano fenomeno ha inseguito fino a casa sua Carrie. Java! Turbo Bungee selezionato. La prego, deve credermi. Non è proprio il caso che lei entri in questo momento. Tutto questo è incredibile! È un buco nero interdimensionale questo!
Povera me! Quella cosa è ancora qui! Lei ha ragione, senza dubbio! Ma come ha fatto a entrare qui dentro? Ah! E non tornate più! Se il nostro obiettivo era tornare al punto di partenza, direi che ci siamo riusciti. Possiamo dire che non è stato un disastro totale. Mi spiego meglio. Adesso almeno sappiamo che un misterioso portale appiccicoso sta tentando di riportare Java da dove è venuto. Salve, ragazzi! Ah! Cos'è quella cosa? Aiuto! Billy, calmati! È tutto a posto! Lui si chiama Java e adesso è nostro amico. Oh. Ah, io credo proprio di essergli simpatico. Allora, che novità, Billy? Mamma mi ha mandato a dirvi che gli avvistamenti sono sempre più frequenti e che quelle creature diventano ogni giorno più grandi e aggressive. Non riesco a distinguere bene le forme di queste creature. Comunque, sono molto più grandi di Java. Puoi localizzare la zona degli avvistamenti? Perfetto. Se visualizziamo gli orari di ogni apparizione, saremo in grado di effettuare una triangolazione predittiva. Oh, ci risiamo! Sta parlando come una secchiona! Poi, se calcolassimo il coseno delle coordinate polari con l'indice delle mutazioni di massa... Bingo! Il prossimo fenomeno avverrà in questa galleria della metropolitana alle 22:14. Sarà così, se lo dici tu. Ma adesso scusatemi, ho bisogno di schiacciare un pisolino. Ma perché le triangolazioni predittive portano sempre in posti come questo? Rilassati, Diana, c'è con noi Java che ci protegge. Java che ci protegge. È proprio questo quello che mi preoccupa. Diana, sono esattamente le 22:14 e io non vedo traccia di alcun fenomeno paranormale. Non hai vinto, ritenta, cervellona. A quanto pare i tuoi calcoli erano sbagliati. I miei calcoli sono esatti. Ricordati che la matematica non è un'opinione. Li ho ricontrollati per ben 3 volte. D'accordo, hai ragione, come non detto. Questo decisamente non può che essere un fenomeno paranormale. Ma Martin! Lasciami! Ascolta, capisco che il viaggio dall'altra dimensione ti abbia sconvolto, ma io che diavolo c'entro? Accidenti, che caratteraccio! Martin! Ce l'ho fatta! Oh no! Sono scomparsi! Povero Java! Speriamo che quel dinosauro non gli faccia del male! Forse l'ha portato nel portale prima che si richiudesse. Dobbiamo scoprire dove vanno a finire. Aspetta un secondo! Ma perché non ci sono arrivato prima? Il portale del destino! Ti prego, dimmi che non stai parlando di un film. Sì, ovviamente! Comunque, nel portale del destino un buco nero tridimensionale risucchia le vittime, ne modifica la struttura molecolare e quando le risputa fuori sono totalmente irriconoscibili. Davvero interessante, ma noi servono prove evidenti, non storie suggestive. Vuoi dire come questo piccolo souvenir quel bestione lo ha perso durante l'attacco? Carrie! Ci ha detto che qualcuno sta danneggiando la sezione dei dinosauri al Museo di Storia Naturale. Hai ragione. Credo sia arrivato il momento di fare delle indagini. Cominciamo dal museo. Si va ben oltre il vandalismo. Hanno rubato la collezione di fossili dell'era giurassica. Strano, a chi potrebbe interessare un mucchio di vecchi impolverati reperti? Incredibile! Qualcuno ha ricostruito un mondo giurassico parallelo proprio sotto al museo! Dopotutto forse non è un posto così noioso! Non è il momento di scherzare, Martin! È il momento di darsela a me!
Ma perché dobbiamo sempre finire nel fango? Non è vero che finiamo sempre nel fango. A volte siamo finiti in una fogna, a volte nella melma o in altre pozze appiccicose, ma cambiamo discorso. Credo che Java si trovi da queste parti. E questo è il posto giusto da dove iniziare le ricerche. Questo posto, la giusta definizione è inquietante. Restami vicina, Diana. Andiamo verso la luce. Luce? Piuttosto una luminosità violacea. E questo non promette nulla di buono. Eh? Guarda, un geode, un minerale che insieme ai cristalli riveste la superficie interna di una cavità tondeggiante, tra l'altro piena di sostanza appiccicosa. Non mi piace questo spettacolo da baraccone. Da non crederci! È come se qualcuno stesse ricreando dei dinosauri servendosi dei fossili sottratti al museo. Però ancora non ha perfezionato il procedimento. Java! Java, va tutto bene! C'è qualcosa che si muove da quella parte o sbaglio? Vedo che avete trovato il mio laboratorio. Non abbiamo avuto molta scelta. Siamo stati risucchiati da uno dei tuoi viscidi buchi. Le viscide porte temporali. Una delle mie scoperte più importanti. Lo strumento attraverso cui posso sguinzagliare le mie creature per tutte le città. Avevo cominciato a divertirmi con lui quando siete intervenuti. L'avete catturato ed è diventato vostro amico. Solo un secondo. Vuoi dire che sei tu ad avere il controllo di quelle porte? E sei tu il furfante che ha cercato di rapire Java dalla cugina di Kerry? Non rapire. Riprendere. Perché tutto quello che vedete qui dentro l'ho creato io col potere del geode che ho scavato con le mie mani quando ero un paleontologo. Lei quindi era un paleontologo, adesso scommetto che è un fallito. Perché non hai visto le mie creature? Non definirei questo capolavoro un fallimento. Se il tuo obiettivo era creare degli esseri mutanti, allora direi di no. Serviranno al mio scopo quando riporterò indietro l'orologio del tempo di 300 milioni di anni e libererò i miei dinosauri. La mia ultima nidiata si sta svegliando. Farete la loro conoscenza. Addio! Non posso credere che ci stia mollando qui. Non è lui il problema. Ne abbiamo di più grandi da affrontare. Qualunque cosa siano, sembrano affamati. Deve esserci il modo di disattivare questa cosa. Qualunque sia, sarà meglio trovarlo in fretta. Laser selezionato. Copritevi gli occhi. D'accordo, così non funziona. È il momento del piano B. Qual è il piano B? No! Corri, Diana! Almeno posso erbivori! D'accordo, simpaticone. Per oggi ne ho avuto abbastanza di te. L'acido sta sciogliendo la roccia. Ma
parte del merito va al Dilophosauro? Allora grazie tanto. Cosa avete fatto alle mie creature? Abbiamo messo fine alle loro sofferenze. È la nostra unica via d'uscita. Presto! Arrivo, amici! No! Lasciatemi andare! Congratulazioni, avete fatto un ottimo lavoro. Grazie, non ce l'avremmo fatta senza l'aiuto di Java. E di chi è stata l'idea di portarlo con noi? Voi due è meglio che torniate a scuola. Ho saputo che avete avuto un problemino con il professore di biologia. Buona fortuna! Ma come avrà fatto a saperlo? Oh no, Martin, mi ero completamente dimenticata della nostra missione rane. A me preoccupa sapere che cosa ne ha fatto il centro del nostro Java. Quel ragazzone mi manca. Devo confessarlo, non solo a te. Java, tu qui a scuola, ti hanno assunto come aiutante. Java, aiutante. Oh, Java, è straordinario averti qui. Hai imparato in fretta a parlare bene, sono felice per te. Chi l'avrebbe mai detto che dopo tante disavventure il nostro amico Java sarebbe diventato un cavernicolo civilizzato? Forse hai parlato un po' troppo presto. Che dici, ti serve una mano, amico mio?